Torniamo adesso a parlare della riqualificazione di Bagnoli. La fondazione IDIS, che gestisce Città della Scienza, lamenta di non essere stata interpellata nei tavoli che hanno portato alla firma dell'accordo di ieri tra governo, regione e comune e solleva dubbi sulla ricostruzione dei suoi spazi andati distrutti nel rogo del marzo 2013. Valeria Capizzutu. Tra gli interventi previsti per il risanamento di Bagnoli e di quest'area c'è quello che era il Museo di Città della Scienza. È previsto l'arretramento del museo. Qui siamo tra quello che fu il Città della Scienza, il rogo doloso del marzo 2013. Di quel rogo rimarranno soltanto questi pilastri della vetreria. Ma per la Fondazione IDIS Città della Scienza questo vuol dire azzerare tutto il lavoro fatto dal giorno del rogo. Noi non possiamo che essere fortemente contrari, consapevoli del fatto che arretrare vuol dire sostanzialmente cambiare il progetto, significa cambiare la logica, disposizione urbanistica e funzionale, e quindi significa riazzerare tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni. La Fondazione ricorda che nel 2014 è stato firmato un accordo di programma Presente Renzi, scelto e finanziato un progetto vincitore 2 anni fa, tutto pronto ma anche tutto fermo in attesa della conferenza dei servizi. Basta poco per perturbare un sistema complesso come la situazione di Bagnoli e portarla da una situazione di fattibilità a una posizione di non fattibilità.